Salve a tutti, qui ragazzi siamo a Cavala per l'intervista alla squadra d'assalto della polizia dei Dimo. Abbiamo qui due colonnelli, un caporale e un tenente. Parliamo adesso con il colonnello terrorista che ha guidato l'assalto alla zona ribelle a Cavala. Mentre dopo faremo qualche domanda anche al tenente Torello, che ha mantenuto la difesa della stazione di polizia e del car shop con il VIP all'interno. Intanto partiamo con Torello, con terrorista. Possiamo dire che la squadra si è distinta per efficienza nel campo e soprattutto per la dinamicità con cui è riuscito a scortare il VIP sano e salvo. Ottime le squadre Aquila 1, Aquila 2 e la squadra Via Terra, che ha supportato il VIP per l'intero percorso. Passerei la parola al colonnello Metal Yank. Colonnello Exploit è arrivato sul campo in un secondo momento, ma ha contribuito all'assalto. Ci dica pure qualche parola sull'azione svolta. Mi dispiace di non essere stato lì con i miei compagni in combattimento, però sapevo che i ragazzi ce la facevano. Quindi applauso a tutti i membri del DMK che come al solito si sono distinti. Cazzo. Grazie. Che dire ragazzi, la squadra qui, i due colonnelli, sì, sono il piedistallo dei Dimo. Ora parliamo con Torello, il tenente Torello, che ha mantenuto la vita del VIP. L'ha mantenuta comunque. Cosa è successo in quel casolare? Fare i complimenti a tutta la mia squadra, sono stati bravissimi, hanno tenuto veramente serietà nell'azione. Complimenti alla squadra aerea che si è distinta a darci una buona copertura dall'alto. Complimenti alla squadra di terra che ha fatto veramente un ottimo lavoro scortando il VIP. Complimenti a tutti ragazzi, perché veramente è stata un'azione bellissima da parte vostra, soprattutto al momento che abbiamo dovuto difendere il VIP dentro lo stabile. Sono usciti con grande freddezza e hanno freddato tutti i killer senza nessuna paura. Complimenti ragazzi, complimenti a tutti, un applauso. Perché a questo punto i ringraziamenti vanno al nostro generale Metal Yankee, che ha coordinato le operazioni dell'intera squadra e che vi ha parlato. Direi di fare il saluto al nostro generale, ragazzi sono Piero di Dimo, ragazzi. E vai, bad boys per sempre. Aspetta, ma sbagliavo. Niente, l'intervista a Marco Rocchi, il cazzone di turno. Guarda, era una partita di cocaina.